Al quinto mercato della terra della biodiversità non poteva mancare Slow Food, con la cui collaborazione prosegue da parecchio tempo. Sì, è un'occasione importante per noi. Io e il collega Rieser abbiamo la responsabilità del regionale, e quindi io in particolare mi occupo dei presidi, e quindi questa per me è un'occasione importante per conoscere anche i presidi delle altre regioni, visto che qui la presenza è importante, e quindi cercare di portare avanti questo progetto che per Slow Food è uno dei progetti più importanti da sviluppare per il discorso della biodiversità. Un evento sicuramente di eccellenza dove se ne vedono pochi. È vero, noi abbiamo seguito a suo tempo, io sono stato responsabile Slow Food della città di Torino per molti anni, adesso mi occupo di quelli che sono gli eventi e i mercati nella regione e il punto focale è proprio l'evento d'eccellenza, cioè degli eventi dove ci siano dei produttori che seguono un po' quella che è la nostra filosofia, il nostro credo, quello del buono, pulito, giusto e sano. Quindi, un gran numero di produttori dei presidi, logicamente che segue l'amico Roberto Sambo, ma anche delle eccellenze e delle piccole realtà di aziende, di prodotti del nostro territorio piemontese, abbinato, qui c'è questa parte dei legumi che è molto interessante, invece dove abbiamo eccellenze da tutta Italia, e sono tutti legati un po' alla nostra rete di Slow Food. L'obiettivo è quello che questa rete diventi sempre più importante e sempre più radicata su tutto il territorio piemontese. Quindi produttori, eccellenze, presidi Slow Food, venite a San Giorgio Canavese al mercato della terra della biodiversità fino a questa sera.